bisogna investire sulle dual lens. E io giustamente chiedo, vuoi vedere un video delle mie dual? Questo avveniva all'interno di uno degli ultimi video che ho caricato qui sul canale, quello inerente alla bustina di carte Pokémon che ho acquistato dopo più di 20 anni dall'ultima volta in cui ne avevo aperto una. E non mi sono assolutamente calmato, ho detto, va bene, andiamo dritti, se volete vedere le dual lens parleremo anche delle dual lens e mostreremo anche le Magic. Ho già portato anche un contenuto inerente a Magic in cui vi parlavo di un mazzo che ho allestito su MTGO con ottimi risultati perché avevo fatto una streak di 18-2 con ben 3 trofei, ma oggi invece voglio mostrarvi le carte cartacee perché io è dal 2017 che ho ripreso a collezionare e quindi a giocare con le carte di Magic e devo dire la verità, ne ho tante, tantissime, quindi se siete interessati a vedere anche la mia collezione di carte da Magic, beh, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un mi piace a questo video. Vi farò vedere la mia collezione di dual, quindi di terre doppie, e vi mostrerò anche quello che è il loro prezzo attuale, dal minimo MKM, quelle ovviamente in condizioni devastate, mangiate dai cani, altro che pur, e quella che invece è la tendenza con cui vengono vendute all'interno del sito, e alla fine faremo i conti bene o male di tutto quello che è il valore delle mie terre doppie. Non sono le prime terre doppie della mia vita, perché purtroppo ne avevo 24, erano di mio papà, che le ha sbustate tutte quando sono iniziato a circolare le carte di Magic qui in Italia, e poi giustamente nel 2012 ho deciso di vendere tutte 24 le terre doppie, più altre robe come Fetch, Mistiche, Spade di Fuoco e Ghiaccio, roba del genere, per un totale di circa 1000 euro. Tra quelle, in mezzo, così per non farci mancare niente, c'era un tabernacolo di leggende in italiano mint, perché è sbustato e messo nel raccoglitore, quello da solo, solo quello lì, oggi vale, lasciamo stare, non ci voglio nemmeno pensare. Quindi se siete pronti e avete lasciato commenti, mi piace, iscrizione al canale, possiamo iniziare con la visione di queste carte. Le dual ovviamente appartengono alla reserved list, significa che sono state stampate quella volta lì e poi basta, non verranno più ristampate. Iniziamo con un paio di terre doppie senza blu, perché come ben sapete ci sono le terre doppie col blu e le terre doppie senza blu. Queste sono due Malaterra, due Badland, condizioni insomma non meravigliose, devo dire la verità, non sono comunque pur, sono giocabilissime, però sicuramente hanno visto giorni migliori, basti vedere questo bordo bianco che un po' brutto, no? Il bordo bianco, ma già il loro valore è molto elevato, se si parla di due, il valore è molto elevato. La prima su Magic, su MKM, su Car Market, sta a 180 euro circa, con una tendenza di prezzo invece, leggo, di 265 euro per ogni singola Malaterra. Queste ovviamente sono Revised, quindi bordo bianco in inglese, una delle ristampe di Alpha, e quindi queste sono, le ho acquistate perché all'epoca giocavo Grixis Control in Legacy, poi sono tornate utili per Grixis Delver, quindi la coppiata di colori, anzi il triangolo di colori blu, rosso e nero, invece ultimamente le ho giocate all'interno del mio BR Reanimator, anche se forse probabilmente ne servirebbe un'altra, ma non ho assolutamente intenzione di acquistare una terza Malaterra. Passiamo invece ora alle dual con il blu e rimaniamo in vestiti neri, rimaniamo su Grixis, quindi completiamo il trittico dei colori con il blu, il nero e il rosso delle terre doppie appunto che si giocavano all'interno di Grixis Control. Anzi, non sono completate perché poi vedremo alla fine anche le isole vulcaniche. Queste sono due mari sotterranei, Underground Sea, anche questi Revised, anche questi condizioni accettabili, ovviamente non condizioni perfette, però per essere carte molto molto vecchie direi che sono ottime condizioni. Queste sono addirittura signed by Rob Alexander, che è un disegnatore che spesso e volentieri firma le sue creazioni. Anche le Malaterre sono disegnate da Rob Alexander, in questo caso non le ho firmate, ne avevo acquistati tre di questi mari, uno poi, anzi tutti e tre in realtà li avevo venduti, poi in qualche modo sono riuscito ad ottenerne due, uno ancora mi manca e anche qua andrebbe acquistato, ma i prezzi sono molto molto elevati. Pur mangiato dai cani parte da 315 euro su MKM con una tendenza di prezzo di 536 per la versione Revised, quindi la ristampa a bordo bianco, quindi capite perché vanno benissimo due e non ci sarà il terzo. Passiamo poi ai colori UV, quindi Azorius, anche in questo caso una coppia di Tundre, anche qui ce n'era una terza che poi ho scambiato
per ottenere delle altre carte che vedrete dopo, perché stiamo sempre parlando appunto di dual, anche queste non proprio meravigliose, non proprio perfette, anzi queste veramente brutte. Sono le prime dual che ho riacquistato nel 2017, quindi come potete vedere qui c'è anche una leggera piega, non sono per niente meravigliose. Queste sono andato a scambiarle con un fossato che avevo ritrovato all'interno dei raccoglitori, non me ne facevo niente del fossato, mi servivano invece le dual per ricominciare a giocare. Avevo ricominciato a giocare in Legacy Stoneblade e adesso invece le riciclo all'interno di Commander. Se quindi volete vedere anche i miei mazzi Commander, fatemelo sapere nei commenti, così facciamo un video dedicato a quelli che sono i mazzi che ho montato e giocato a Centurion. Queste sono forse quelle più brutte per condizioni che abbiamo visto fino adesso, e forse anche quelle che costano meno, ovviamente parlando di quelle col blu, perché comunque Tundra, pur mangiata dai cani, parte da 250 euro circa, con una tendenza di MKM pari a 317 euro, quindi anche qua stiamo parlando di carte veramente costose, anche se non in condizioni perfette, purtroppo. Invece arriviamo finalmente al primo trittico, eccolo qua. Abbiamo il 3 per di queste carte qua, sono delle isole tropicali. Sono in realtà queste tenute abbastanza bene, sono sempre revised, quindi sempre in inglese. Le condizioni sono abbastanza buone, come potete vedere qui dalla camera. Qua sono molto contento, infatti una delle tundre è partita per ammortizzare l'arrivo di un'altra di queste carte. Qui qualcosina, qualche piccolo difetto sul bordo, però stiamo parlando di carte che veramente hanno tanti tanti anni, hanno un valore veramente alto e sono condizioni super super accettabili. Queste sono state acquistate perché da UR Delvel volevo splashare, quindi andare a giocare anche la versione con il verde nel periodo d'oro, quando c'era Oko, quando c'era Vren e tutte queste carte qui che in Legacy sono state bannate prima di subito, anche aggiungo io giustamente, però serviva appunto una base blu-verde, e quindi sono arrivate queste tre isole tropicali che sono carte secondo me molto 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 belle. Queste tra l'altro sono in condizioni decisamente perfette, come vi dicevo prima una tundra è partita per ammortizzare queste. Il mio consiglio, carte della reserved list, a maggior ragione dual land, se non avete la necessità di venderle tenetele lì, perché sono carte che mantengono sempre il loro valore grazie alla reserved, che è una cosa che io non condivido. Tra le altre cose, io ristamperei tutto, che tanto queste carte comunque mantengono il valore perché sono stampe vecchie, e quindi anche con la ristampa poi queste secondo me rimarrebbero assolutamente con un valore collezionistico elevato. Ma se avete necessità magari di scambiare qualcosa, ecco, scambiatele tra di loro, quindi fuori una dual per un'altra per arrivare a quello che dovete fare. La dual in questione, quindi l'isola tropicale, la più brutta di sempre, tra l'altro pur con dei disegni sopra altered, magari anche brutta, su MKM parte da 200 euro con una tendenza di prezzo che è di 358 euro per ogni singola isola tropicale. Quindi anche qui stiamo parlando di carte davvero molto costose. Arriviamo all'isola vulcanica, e dico isola vulcanica e poi vi spiegherò il perché. Questa è un'isola vulcanica revised, questa è letteralmente mangiata dai cani. Come potete vedere, questa è addirittura con un pezzettino in meno qui sul bordo. Peccato. Capita, succede. Vi dico subito il prezzo. La più brutta su MKM parte da 300 con una tendenza di prezzo di 478. Perché ne ho solo una? Perché in realtà ne avevo quattro di queste fino a poco tempo fa. Sarà passato circa un annetto, forse due. E io giocavo UR Delver o comunque Grixis Delver o comunque Canadian, quindi Rag Delver, comunque le isole vulcaniche erano necessarie per giocare in 3 per. Io ne avevo 3, due messe molto bene revised che ho venduto, e al posto di queste due, con la volontà di vendere pure questa, però ovviamente questa ha un valore molto basso, sì la prima sta a 300, quella dopo sta già a 425, quindi stiamo parlando di tanti tanti soldi. Al posto di queste altre due invece messe bene, la sposto un attimo qua perché arriva il pezzo forte di questo video, e solo per questo andrebbe lasciato assolutamente un like. Quindi adesso queste a bordo bianco le spostiamo
un secondo, perché queste tre signorine qua meritano tutta l'attenzione del video, assolutamente. Guardate qua che belle che sono. Tra l'altro l'isola vulcanica secondo me è la più bella di tutte in assoluto tra le due. Io sono innamorato di questi colori di UR, queste sono veramente molto belle, sono carte molto 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 più vecchie anche del previsto, sono carte incredibili, sono a bordo nero e sapete bene che il bordo nero in Magic vuol dire tanto perché sono decisamente più belle. Qui c'è anche una storia dietro l'isola vulcanica che non era presente in alfa e quindi è stata stampata solo successivamente in beta, quindi già per questo è una carta speciale, si erano dimenticati di inserirla in alfa. Vabbè, dai, cose che succedono. Comunque queste sono in condizioni veramente veramente buone per una carta di questo valore qui, cioè guardate qui che condizioni bellissime, meravigliose, sono carte veramente incredibili, con il bordo nero e in queste condizioni qua. Io le ho acquistate quando si giocavano tre vulcaniche in UR Delver, poi si è passati ovviamente a 4 ed ecco spiegato il motivo per cui questa non l'ho venduta, ho detto la tengo che diventa la quarta se devo giocare a qualche torneo, poi è ovvio che è brutto presentarsi con queste tre e questa è quella che sfeccio sempre per ultima perché ovviamente mi vergogno e voglio mostrare queste bellezze. Queste qui ragazzi partono messe male, brutte, bagnate, stropicciate, piegate da 800 euro l'una, con una tendenza di prezzo intorno ai 931 euro l'una. Queste sono alcune tra le carte più costose che ho all'interno della mia collezione. Queste sono carte che per fortuna adesso gioco meno perché vabbè, in generale sto giocando molto meno a Magic di mio, però sto giocando anche meno i colori UR, mi sono dedicato, sono passato un po' più a giocare con una base nera o blu nera o Esper in Commander, ho provato anche solo mono nero in Legacy, quindi per il momento le terre doppie, soprattutto queste qui, si stanno riposando bene così, perché ovviamente stiamo parlando di carte meravigliose. E quindi signori, io mentre distribuisco qua tutte le carte che abbiamo visto all'interno di questo video, inizio a fare qualche conto e vi metto qui in sovraimpressione il valore per la tendenza di MKM di tutto questo lotto, di tutte queste terre doppie qua. Io il conto ancora non l'ho fatto, lo farò in fase di editing, così mi verrà anche forse un coccolone. Valore sicuramente alto, perché presi singolarmente erano valori molto alti. Guardate che bella questa schermata, sono veramente contento perché sono carte belle, sono carte storiche, sono carte belle, sono carte iconiche, sono carte a cui sono affezionato, sono un pezzo del mio cuore, devo dirvi la verità. Tanti ricordi legati a tante partite con queste carte. E se siete interessati a vedere altre carte di Magic, altre carte belle, costose e magari pure foil, perché c'ho una bella collezioncina di carte foil, sapete cosa fare. Scrivete nei commenti, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale, perché sul retro quest'anno abbiamo deciso di spingere, abbiamo deciso di essere sempre più presenti. Ciao ragazzi!